soffermiamoci a rendere la nostra gloria al Signore e a dirgli il nostro grazie per la sua presenza. Questo è il grande tesoro della Chiesa. L'Arcivescovo ci invitava ad essere non soltanto cercatori di Dio, ma anche testimoni della sua presenza. Il primo momento, la Eucaristia, memoriale del sacrificio di Gesù. Hai dato loro il pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Dall'enciclica Ecclesia de Eucaristia di San Giovanni Paolo II Papa. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue. Le parole dell'Apostolo Paolo ci riportano alla circostanza drammatica in cui nacque l'Eucaristia. Essa porta indelebilmente inscritto l'evento della passione e della morte del Signore. Non è solo l'evocazione, ma la ripresentazione sacramentale. È il sacrificio della croce che si perpetua nei secoli. Bene esprimono questa verità le parole con cui il popolo, nel rito latino, risponde alla proclamazione del mistero della fede fatta dal sacerdote. Annunziamo la tua morte, Signore. Ripetiamo insieme: benedici il tuo popolo, Signore. Guarda, Signore, la tua Chiesa, ovile la tua porta unica e Cristo, ti preghiamo. Guarda, Signore, la tua Chiesa, gregge di cui Cristo è unico pastore, ti preghiamo. Guarda, Signore, la tua Chiesa, campo in cui Cristo è la vera vite, ti preghiamo.
insieme. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Alla tua mensa corsi siamo, secondo punto affidatoci dal nostro Vescovo Benigno, la Eucaristia che è sacramento di comunione e di unità. Hai dato loro il pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Dagli Atti degli Apostoli. I discepoli erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno, tutti insieme, frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Dall'enciclica Ecclesia de Eucaristia di San Giovanni Paolo II, Papa. La Chiesa ha ricevuto l'Eucaristia
da Cristo suo Signore, non come un dono, pur prezioso fra tanti, ma come il dono per eccellenza, perché dono di se stesso, della sua persona, nella sua santa umanità, nonché della sua opera di salvezza. Questa non rimane confinata nel passato, giacché tutto ciò che Cristo è, tutto ciò che ha compiuto e sofferto per tutti gli uomini, partecipa dell'eternità divina e perciò abbraccia tutti i tempi. Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, memoriale della morte e risurrezione del suo Signore, questo evento centrale di salvezza è reso realmente presente e si effettua l'opera della nostra redenzione. Questo sacrificio è talmente decisivo per la salvezza del genere umano che Gesù Cristo l'ha compiuto ed è tornato al Padre soltanto dopo averci lasciato il mezzo per parteciparvi, come se vi fossimo stati presenti. Ripetiamo insieme: abbi pietà del tuo popolo, Signore. Abbi pietà del tuo popolo, o Signore. Guarda, Signore, la tua Chiesa, edificio di cui Cristo è la pietra angolare. Ti preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Guarda, Signore, la tua Chiesa, corpo mistico di cui Cristo è capo e guida. Ti preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Guarda, Signore, la tua Chiesa, sposa che Cristo ama di amore eterno. Ti preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Yeah.
terzo momento, la Eucaristia, sacramento che celebra la vittoria pasquale di Cristo. Hai dato loro il pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Enciclica Ecclesia de Eucaristia di San Giovanni Paolo II Papa. La Pasqua di Cristo comprende, con la passione e la morte, anche la sua resurrezione. È quanto ricorda l'acclamazione del popolo dopo la consacrazione: proclamiamo la tua risurrezione. In effetti, il sacrificio eucaristico rende presente non solo il mistero della passione e della morte del Salvatore, ma anche il mistero della risurrezione, in cui il sacrificio trova il suo coronamento. È in quanto vivente e risorto che Cristo può farsi nell'Eucaristia pane della vita, pane vivo. Sant'Ambrogio lo ricordava a Neofiti come applicazione alla loro vita dell'evento della risurrezione. Se oggi Cristo è tuo, Egli risorge per te ogni giorno. San Cirillo di Alessandria, a sua volta, sottolineava che la partecipazione ai santi misteri è una vera confessione e memoria che il Signore è morto ed è tornato alla vita per noi e a nostro favore. Ripetiamo insieme:
Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Nel pane che dà la vita al mondo. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Nel pane del servizio e dell'amore. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Nel pane che sazia la fame dell'uomo. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Nel pane che dona all'uomo la salvezza. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Nel pane che ci raccoglie nell'unità. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Nel pane che toglie il peccato del mondo. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Nel pane che vince il dolore e la morte. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Nel pane che fa gustare la comunione con te. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Nel pane che sostiene il nostro cammino. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Nel pane che ci fa pregustare il banchetto del cielo. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Sei qui davanti a me, oh mio Signore, nella tua grazia trovo la mia gioia. Io lodo, ringrazio e prego perché momento, la Eucaristia, nutrimento della vita vera in Cristo. Hai dato loro un pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui.
come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Dall'enciclica Ecclesia de Eucaristia di San Giovanni Paolo II Papa. L'efficacia salvifica del sacrificio si realizza in pienezza quando ci si comunica, ricevendo il corpo e il sangue del Signore. Il sacrificio eucaristico è di per sé orientato all'unione intima di noi fedeli con Cristo. Attraverso la comunione riceviamo Lui stesso che si è offerto per noi, il suo corpo che Egli ha consegnato per noi sulla croce, il suo sangue che ha versato per molti in remissione dei peccati. Ricordiamo le sue parole: come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. È Gesù stesso a rassicurarci che una tale unione, da Lui asserita in analogia a quella della vita trinitaria, si realizza veramente. L'Eucaristia è vero banchetto in cui Cristo si offre come nutrimento. Quando per la prima volta Gesù annuncia questo cibo, gli ascoltatori rimangono stupiti e disorientati, costringendo il Maestro a sottolineare la verità oggettiva delle sue parole. In verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Non si tratta di un alimento metaforico. La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Ripetiamo insieme: donaci la tua salvezza. Donaci la tua salvezza. Gesù, servo del Signore, donaci la tua salvezza. Gesù, uomo dei dolori, donaci la tua salvezza. Gesù, solidale con i poveri, donaci la tua salvezza. Gesù, clemente con i peccatori, donaci la tua salvezza. Oh.
Quinto momento, la Eucaristia, sacramento, origine e fondamento della Chiesa. Hai dato loro il pane disceso dal cielo, porta in sé ogni dolcezza. Dal Vangelo secondo Luca. Quando fu l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio». E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra di voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più dal frutto della vite finché non venga il regno di Dio». Poi prese un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi». Dall'enciclica Ecclesia de Eucaristia di San Giovanni Paolo II, Papa. C'è un influsso causale dell'Eucaristia alle origini stesse della Chiesa. Gli evangelisti precisano che sono stati i dodici, cioè gli apostoli, a riunirsi con Gesù nell'ultima cena. È un particolare di notevole rilevanza, perché gli apostoli furono ad un tempo il seme del nuovo Israele e l'origine della sacra gerarchia della Chiesa. Offrendo loro come cibo il suo corpo e il suo sangue, Cristo li coinvolgeva misteriosamente nel sacrificio che si sarebbe consumato di lì a poche ore sul Calvario. In analogia con l'alleanza del Sinai, suggellata dal sacrificio e dall'aspersione col sangue, i gesti e le parole di Gesù nell'ultima cena gettavano le fondamenta della nuova comunità messianica, il popolo della nuova alleanza. Gli apostoli, accogliendo nel cenacolo l'invito di Gesù
prendete e mangiate, bevetene tutti, sono entrati per la prima volta in comunione sacramentale con Lui. Da quel momento, sino alla fine dei secoli, la Chiesa si edifica mediante la comunione sacramentale con il Figlio di Dio, immolato per noi. Fate questo in memoria di me. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ripetiamo insieme: a te la lode e la gloria nei secoli. A te la lode e la gloria nei secoli. Gesù, bellezza divina. A te la lode e la gloria nei secoli. Gesù, divina sapienza. A te la lode e la gloria nei secoli. Gesù, vita senza fine. A te la lode e la gloria nei secoli. Gesù, sicura speranza. A te la lode e la gloria nei secoli. Sesto momento, la Eucaristia, sacramento che ci rende corpo mistico di Cristo. Hai dato loro il pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Dall'enciclica Ecclesia de Eucaristia di San Giovanni Paolo II Papa. L'Eucaristia crea comunione ed educa la comunione. San Paolo scriveva ai fedeli di Corinto, mostrando quanto le loro divisioni, che si manifestavano nelle assemblee eucaristiche, fossero in contrasto con quello che celebravano. La cena del Signore. Conseguentemente, l'Apostolo li invitava a riflettere sulla vera realtà dell'Eucaristia, per farli ritornare allo spirito di comunione fraterna. Efficacemente si faceva eco di questa esigenza Sant'Agostino, il quale, ricordando la parola dell'Apostolo, voi siete corpo di Cristo e sue membra, osservava. Se voi siete il suo corpo e le sue membra, sulla mensa del Signore è deposto quel che è il vostro mistero. Sì, voi ricevete quel che è il vostro mistero. E da tale constatazione deduceva, Cristo Signore consacrò sulla sua mensa il mistero della nostra pace e unità. Chi riceve il mistero dell'unità, ma non conserva il vincolo della pace, riceve non un mistero a suo favore, bensì una prova contro di sé. Ripetiamo insieme, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Gesù, divino Maestro. Abbi pietà di noi. Gesù, sommo Sacerdote. Abbi pietà di noi. Gesù, Re della Gloria. Abbi pietà di noi. Gesù, unico Mediatore. Abbi pietà di noi.
Concedaci, Padre Santo, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signor dei potenti.
sia benedetto. Benedetto è il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Saluto tutti e vi dico grazie. In modo particolare ringrazio, senza mancare nei confronti di nessuno, ringrazio Don Francesco, il nostro vicario foraneo, che ha compreso, perdonami se uso questo termine, lui è stato sempre un fautore di questo, che ha compreso lo stile che stasera, già la volta scorsa, ma anche stasera abbiamo voluto immettere nella nostra città. Saluto Padre Paolo della parrocchia di Cristo Re, saluto tutte le parrocchie, le congreghe, le associazioni, tutti voi fedeli, il servizio d'ordine, i ministri, Egidio, l'operatore di Teletrullo anche, che ci ha dato questa possibilità di trasmettere, quindi ringrazio tutti, nessuno deve sentirsi escluso. Ecco, che ci sia questo stile, migliorare ancora di più, ma dovremmo dare dei segni che davvero siamo una cosa sola e che ci vogliamo bene. L'arcivescovo diceva tra l'altro che siamo ammalati e abbiamo un virus. Ricordate qual è? L'individualismo. Noi vogliamo sempre mettere la nostra firma su tutte le cose e se non c'è, guai a noi, ci sentiamo persi. Gesù Cristo è il vero vaccino che ci libera da questo individualismo. Ma che faticaccia per noi,
Quanta fatica dobbiamo fare noi? Attenzione, scrive San Paolo che anche Dio fa una fatica. Lo Spirito Santo fa tanta fatica nel convertirci ad una esperienza di comunione. E anche se riceviamo comunione a non finire, almeno 2, 3, 4 giorni al giorno, per 80 anni di vita, fate voi il calcolo quante possono essere, non è detto che siamo uomini di comunione, perché se eravamo egocentrici, individualisti, rimaniamo così fino al termine della nostra vita. Non voleva essere un messaggio, ma soltanto un dire grazie, aiutateci a camminare su questa strada. Perché il mondo ha bisogno, lo diceva l'arcivescovo Benigni, ha bisogno di messaggi di questo genere. Grazie a tutti, speriamo il prossimo anno di uscire, come non lo so, come riusciremo a metterli in pratica non lo so, ma state tranquilli, andremo avanti su questa strada. Grazie a tutti, facciamoci un applauso, E auguro a tutti voi e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, che stanno partecipando con noi a questo momento di grazie, grazie per aver pregato con noi e soprattutto per aver pregato per noi, perché abbiamo bisogno anche delle preghiere di coloro che sono a casa. Una buona serata a tutti. Vi ricordo che da domani sera, in modo particolare da martedì, incominciamo il triduo al Sacro Cuore, che è il segno vivente della misericordia di Dio, della infinita misericordia di Dio. E visto che è stato citato Papa Benedetto, tra l'altro diceva in una festa che quella ferita è rimasta aperta perché noi possiamo entrare e, ahimè, molte volte anche possiamo uscire da quella ferita. Noi cerchiamo di entrarci e con l'aiuto di Dio di fermarci a lungo. Quindi martedì, mercoledì e giovedì il triduo, verranno alcuni parroci della nostra diocesi, Don Andrea Mortato del Santissimo Crocifisso di Taranto. Poi mercoledì verrà il parroco del Cuore Immacolato di Maria, Don Monsignor Giovanni Chiloiro, e giovedì Monsignor Ciro Allabrese, parroco della Concattedrale di Taranto. E vi dico anche qualcosa in più. Venerdì presiderà la Santa Messa l'arcivescovo Benigno Luigi Papa. Ha accolto l'invito del priore, a cui dico il mio sincero grazie per questa proposta, lui l'ha accolto benissimo e quindi sarà qui in mezzo a noi venerdì. Quindi se volete farci dono della vostra presenza, siate i benvenuti. Buona serata a tutti.